Eccoci. Allora, con l'uncinetto del 4, il filato bianco, abbiamo 52 catenelle. Poi torniamo indietro con 51 maglie basse, ma non le lavoriamo dal davanti. Giriamo la catenella e prendiamo l'asolina, quella dietro, questa. Torniamo indietro con 51 maglie basse. Quando arrivate alla fine fate una catenella e tornate indietro con altre 51 maglie basse. Ci vediamo quando avete fatto due giri. Siamo arrivati alla fine, adesso abbiamo due asoline, prendiamo il filato nero e chiudiamo con il filato nero. Una catenella, giriamo il lavoro e cambiamo anche uncinetto, prendiamo quello del 3,5. Chiudiamo bene i fili e cominciamo una maglia bassa e un punto canestro, un punto basso allungato nella successiva. Di nuovo una maglia bassa e un punto canestro allungato, una maglia bassa, e continuiamo così fino alla fine. Quando arriviamo alla fine torniamo indietro con un giro di maglie basse sempre con lo stesso colore, che dopo andiamo a cambiare il colore. Ci vediamo quando avete fatto tutto questo giro, il ritorno di maglia bassa che cambiamo il colore. Ecco, siamo arrivati alla fine. Mettiamo il nero qua davanti, riprendiamo il filato bianco senza tirare, una catenella, rigiriamo il lavoro e facciamo lo stesso procedimento. Poi dopo, quando faremo il perimetro, questi fili qua li andiamo a nascondere. Allora partiamo una maglia bassa, qua un punto allungato, una maglia bassa, un'altra volta un canestro, un punto allungato, come volete chiamarlo. Adesso vi faccio vedere che non potete confondervi, perché ogni volta che fate questo punto rimarrà sempre un punto allungato, una maglia bassa e voi fate il punto canestro. Adesso procediamo così sempre, due giri col bianco, due giri col nero, un punto allungato e tornate indietro con una maglia bassa per 13 giri. Per l'esattezza di 15 centimetri. Quando avete fatto i 15 centimetri ci vediamo. Siamo arrivati a 15 centimetri corrispondenti a 26 righe. Adesso qua facciamo il cambio ancora del colore con il nero, una catenella, e adesso continuiamo così, cambiamo anche l'uncinetto. Prendiamo 4 e faremo 13 giri di maglie basse, solo senza più cambiare il colore, 13 giri di maglie basse con l'uncinetto del 4. Andiamo avanti così facendo 13 righe di maglie basse, poi riprenderemo la lavorazione per altre 26 righe. Ci vediamo quando avete fatto il pannello completo. Ecco, una volta finito il pannello, io ho messo la rete, l'ho puntata con le mollette, ci troveremo 15 centimetri di lavorazione a piedi pull corrispondenti a 26 giri, 13 giri di maglie basse corrispondenti a 9 centimetri e gli altri 26 giri corrispondenti a 15. Perciò il pannello misura 39 cm di lunghezza e di larghezza 38 cm. Col perimetro arriveremo a 40 e 39. Adesso facciamo un perimetro di maglie basse con l'uncinetto numero 3,5. Io partirò da qua, tutto intorno, e negli angoli faremo sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Adesso ci arriviamo.
filo qua lo porto dietro così lo affranco bene. Stesso anche per l'altro pannello. Ecco qua, siamo all'angolo, faremo una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa. Adesso prenderemo tutte le catenelle avanti così per tutto il perimetro. Ci vediamo quando avete fatto tutti e due i pannelli. Eccoci, i pannelli sono pronti, li ho messo la rete a tutti e due, ho fatto il perimetro di maglia bassa e sono pronti. Adesso dovremo fare il fondo. Per fare il fondo dobbiamo avviare con l'uncinetto 3,5 19 maglie e torniamo indietro con 18 punti bassi. Io adesso è inutile che vi faccio vedere il fondo pronto, che dovete fare 58 giri con le 18 maglie basse, e il fondo misura 38 cm come i pannelli per 13. Io vi consiglio di tagliare o la rete o il canvas in misura 38 per 13, incominciare a fare il lavoro e dopo vi regolate per non tirare troppo il pannello fatto, il fondo fatto sulla rete. Ci vediamo dopo per l'assemblamento della borsa e vi faccio vedere anche i laterali. Ecco, una volta che avete fatto il fondo, io l'ho puntato con la molletta, andremo a cucirlo col filato nero, con l'ago tirafettuccia, l'ho già affrancato, metteremo qua, faremo passare l'ago da tutta la catenella del pannello mai. Poi torniamo sempre da questa parte e prendiamo l'altra catenella, poi sempre dalla parte del pannello prendiamo tutta la catenella e la catenella del fondo, così si crea tipo una cornice. Sempre da questa parte, poi di qua, una volta dalla parte del pannello, una volta dalla parte del fondo. Così andiamo a cucire bene. Adesso di nuovo la catenella, tutta la catenella del pannello e tiriamo. E continuiamo così fino alla fine. Facciamo lo stesso procedimento con l'altra parte del pannello. Ecco, ho attaccato il fondo a tutti e due i pannelli. Adesso dobbiamo lavorare sui laterali. Allora, sui laterali partiamo così, ci avanzano 19 catenelle. Adesso prendiamo la metà della catenella e faremo un giro di maglie basse in costa retro. Così. Fino alla fine. Dopo torneremo sempre con le maglie basse e faremo i giri fino a che arriveremo alla lunghezza
del pannello. Adesso andiamo avanti così. Sempre così, primo giro in costa di retro e poi faremo tutti i punti bassi con l'uncinetto del 3,5. Ci vediamo quando magari abbiamo fatto un bel pezzo. Ecco qua, sto andando avanti sempre con il laterale, che siamo partiti con 19 maglie basse. Sto seguendo, io uno, l'altro l'ho già finito, vi faccio vedere, e arriviamo a 59 giri. Quando arriviamo a 59 giri, dopo dobbiamo fare il perimetro di maglie basse e dopo ci vediamo per la cucitura. Eccoci qua, ho finito il secondo laterale, ho affrancato il filo, adesso dobbiamo fare un giro di perimetro. Però volevo dirvi che prima ho detto 59 righe, mi sono confusa, sono 57 righe, e adesso col perimetro arriveremo a 59 righe. Partiamo da qua, proprio dall'inizio del laterale. Io non faccio mai il cappietto, il filo adesso me lo porto dietro e lo affranco, e facciamo tutto il perimetro di maglie basse intorno al laterale, così, e quando arriviamo qua al lato stretto faremo sempre una catenella, un punto basso, una catenella e un punto basso in tutti e due gli angoli. Andiamo avanti così e ci vediamo quando avete fatto il perimetro di tutti e due i laterali, così dopo facciamo il montaggio del manico e le cuciture dei laterali al corpo borsa. A dopo. Eccoci qua. Allora, io ho già cucito i manici. Allora, il manico che vi ho detto di prendere, io non l'ho tagliato per farlo più piccolo, l'ho lasciato la lunghezza qua in modo da cucirlo sulla rete, in modo che dal di fuori non si vede niente. A 33 centimetri, manichetto fuori a 33 centimetri, ho fatto altri buchi e l'ho cucito sulla rete, affrancandolo alla rete, in modo che non ho cuciture esterne, non ho niente, perché mi piaceva così, senza vedere il manichetto. Questi, se volete, li potete anche tagliare, farlo più corto e affrancarlo da quel pezzettino qua. Io ho preferito così per avere più stabilità la borsa, che alla fine la borsa è molto grande, comunque col manichetto si presenta così, se la vedete bene. Adesso cosa facciamo? Io ho già puntato tutti i laterali con le mollette, andremo a cucire, prenderemo una catenella del laterale, passeremo dall'altra prendendo tutte e due le catenelle di qua e di là. Adesso torno indietro ancora per prendere il primo, così. Continueremo così per tutti i due laterali, sia da questa parte che dall'altra parte, sempre per tutta la catenella, catenella del pannello, la catenella del laterale, e andiamo avanti così. La nostra maxi bag è pronta con una bella sorpresa. Alla prossima, ciao!